Ai danni del terremoto si aggiunge l'incuria e l'inciviltà. Qui c'è l'orto botanico, gioiello verde dell'Aquila, meta di tante scolaresche, parecchie non aquilane a dire il vero, perché un simile gioiello all'Aquila non è troppo conosciuto. Là, dietro la basilica, il vuoto, porte e finestre rotte, di quello che prima era il convento, il chiostro, ma che ora è terra di nessuno, o meglio, terra di tutti, dato che appena gli addetti dell'orto botanico chiudono i cancelli, finito l'orario di lavoro, senza tetto e vagabondi prendono possesso degli edifici. Le tracce della loro presenza è evidente, porte aperte dall'interno, finestre chiuse, poi aperte, mai le stesse, e sporcizie ovunque, e dove non è arrivato il terremoto, arriva l'inciviltà. Parco di Collemaggio, quello che non ha fatto il terremoto ha fatto il vandalismo. Alle mie spalle il palazzo in cui erano ospitati alcuni uffici della provincia. Come potete vedere ai miei piedi c'è immondizia varia, nonché tanti pezzi di vetro. Il vetro che era della vetrata qui dietro, questa porta era interamente fatta a vetri, colori verde, celeste, insomma se ne vedono tanti per terra perché sono stati distrutti dopo il terremoto a furia di sassate, come anche tutte le altre finestre che si possono vedere nei dintorni. E all'interno di questo palazzo, se ci si affaccia, si vedono ancora faldoni con documenti della provincia. Tanti gli scarti edilizi, gli scarichi illegali, le pietre di Collemaggio, della basilica, lasciate a terra da dopo il terremoto e assicurano gli addetti, scomparsi in gran numero. Si chiamava, si chiama tuttora, il giardino della transumanza, ma di giardino ha poco e avrà poco. Anche meno di adesso, nei prossimi mesi. La provincia infatti ha deciso di tagliare i costi di manutenzione dell'area, il che significa taglio al personale che da dopo il terremoto ha curato l'area e stop all'appalto. I pali divelti, il filo spinato messo per arginare l'invasione dei vandali, tentativi però andati a vuoto. E allora, lasciamo che parlino le immagini, che da sole spiegano una storia di abbandono, inciviltà e incuria.